Dal giorno della sua elezione, poco più di un anno fa, Papa Francesco ha rivoluzionato la percezione della Chiesa cattolica. Le sue parole, i suoi gesti, i suoi atteggiamenti stanno riscrivendo giorno dopo giorno la storia dell'istituzione più antica del mondo. Era ovvio dunque che il mondo della comunicazione si interessasse a lui in modo particolare, al Papa con l'account Twitter che si concede ai selfie dei giovani fedeli. Dopo una rivista interamente dedicata a lui, ora arriva anche un film sulla sua vita. A dirigerlo sarà Daniele Lucchetti. Il regista lo ha detto oggi al programma di Rai Radio 2 Un giorno da pecora, condotto da Giovanni Veronesi e Massimo Cervelli. Farò un film sulla vita di Bergoglio, sulla sua storia prima di diventare papa, ha dichiarato Lucchetti. Le riprese dovrebbero iniziare a metà ottobre in Argentina e il regista ha già interpellato Rodrigo della Serna, l'attore bravissimo dei Diari della motocicletta, per parlare con lui del ruolo del giovane Papa Francesco. Il film, sempre secondo le parole di Lucchetti, avrà una versione cinematografica e diventerà anche un film a puntate per la TV.